Un giorno, una parola. Le letture di questo mese sono state curate da Monica Sappè ed Emanuele Campagna. Buongiorno a tutti, oggi è venerdì 6 dicembre. Leggiamo da Un giorno a una parola, il versetto 19 dal Salmo 68. Sia benedetto il Signore, che giorno per giorno porta per noi il nostro peso. Egli è il Dio della nostra salvezza. E il versetto 28 da Romani capitolo 8. Sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Dietrich Bonhoeffer medita. Lode e grazie siano rese a te per ogni nuovo giorno. Lode e grazie per tutta la tua bontà e fedeltà nella mia vita fino a oggi. Mi hai dato molto bene. Fa che ora prenda dalle tue mani anche ciò che è gravoso. Non mi caricherai con più peso di quanto io possa portare. Tu fai per i tuoi figli che tutto si volga al bene. Continuiamo la lettura continuativa di Isaia, capitolo 43, i versetti da 22 a 28. Tu non mi hai invocato, Giacobbe, anzi, ti sei stancato di me, Israele. Tu non mi hai portato l'agnello dei miei olocausti e non mi hai onorato con i tuoi sacrifici. Io non ti ho tormentato con richieste di offerte, né ti ho stancato domandandoti incenso. Tu non hai comprato con denaro canna odorosa per me. E non mi hai saziato con il grasso dei tuoi sacrifici, ma tu mi hai tormentato con i tuoi peccati, mi hai stancato con le tue iniquità. Io sono colui che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non mi ricorderò più dei tuoi peccati. Risveglia la mia memoria, discutiamo insieme. Parla tu stesso per giustificarti. Il tuo primo progenitore ha peccato. I tuoi mediatori si sono ribellati a me. Perciò io ho trattato come profani i capi del santuario. Ho votato Giacobbe allo sterminio. Ho abbandonato Israele all'infamia.